In realtà, siccome questa versione è quella europea del gioco, e quindi quei figli del diavolo avevano un aspetto diverso rispetto alla versione americana che aveva traumatizzato la mia fanciullezza, non è stata proprio la stessa cosa giocare, rivedere questo ambiente con quei cosi, però insomma è comunque stata una mia vittoria personale. Fatemi rimettere la pistola. A quanto pare Harry non ha commentato il fatto che Cheryl qui non c'è, però vabbè. Di nuovo per le strade di Silent Hill. Ok, lì c'è la casetta di Gordon. Adesso passeggiare per queste strade dovrebbe essere una minchiata rispetto a tutto quello che ho passato dentro quella scuola. Questa è la strada, no? Bradbury Street, credo di sì. Fatemi controllare per sicurezza. Sì. Non so se è il caso di esplorare. No, ok, niente esplorazione. Ovviamente anche qui le strade sono troncate proprio. Harry corre in maniera un po' strana, effettivamente. È come se avesse qualche disfunzione anatomica. Qualche grave scompenso motorio. Fatti sotto. Non temo più nulla ormai. Caspita, sto sprecando colpi però e. Ok, le cose sono un po' andate a puttane. Però va bene. Quindi la casetta è qui. Vediamo se per caso però il gioco è così gentile. No, il gioco è malefico. Manco una cura, manco un pacchetto di munizioni. K. Gordon. La porta del garage è macchiata di sangue. Beh, non è che è macchiata, è proprio inondata. È la stessa identica casa riciclata, ma vabbè. Frigorifero è vuoto. Questi non c'hanno mai niente dentro il frigo. Un televisore, forse manca la corrente, non funziona. Questa casetta mi permette di passare per di qua. Ovviamente non sarei potuto arrivare qui senza aver prima fatto la scuola. Vediamo, la chiesa è lì.
Probabilmente qua sopra sarà bloccato, ma facciamo un tentativo. Oh, wow! È inciampato de brutto. Sì, strada distrutta pure qua. Ah, però... Sembra veramente di passeggiare in un parco tranquillissimo ormai. L'esperienza alla Midwich rende le strade di Silent Hill un mondo magico fatato, ricco di felicità. Beh, magari magico fatato, ricco di felicità è eccessivo. Però... Ok, forse ha capito che non gli voglio bene. Colpo sprecato. Già tanto che però sto avendo il grilletto un po' troppo facile. 193 però. Non lo so. Devo comunque cercare di essere parsimonioso, ma i proiettili ce li ho. Devo andare per di qua? Credo sia lo stesso. Però magari in questo vicolo c'è qualcosa. Sicuramente c'è qualcosa a quanto pare, qualche creatura. Un pterodattilo. Un pteranodonte. Controllo sempre i vicoli e faccio bene. Che t'ho detto? Potrei pur sempre schivarle le creature. I pipistrelli però hanno il brutto viziaccio di inseguire verso l'infinito e oltre. Magari se passo di qua non mi nota. No, ok, mi ha notato. Allora sono fuori dal vicolo. Beh, sono praticamente arrivato. Sempre un po' a disagio però correre verso l'ignoto, verso la nebbia, senza sapere cosa c'è dentro, quali cose può occultare. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace.
It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Sì, ok, le cutscene dei videogiochi degli anni 90. Qui siamo sul finire degli anni 90, un gioco del 1999, però insomma la sostanza è quella. Le cutscene dell'epoca a volte non avevano davvero senso, erano proprio, cioè, strane. Tu le guardavi e dicevi, sì, ok, complimenti per la scenografia, la regia, il copione e tutto quanto. Un quadro appeso al muro, niente di speciale. Allora, sta tipa ci ha detto di andare all'ospedale. Non si sa bene perché, ma va bene. Questo giornale lo posso leggere? Un giornale, niente di speciale, ok. L'ospedale. Beh, abbiamo visto nell'incubo quella sedia a rotelle, continuo a ricordarvelo. Il letto con un corpo sotto un lenzuolo e nella scuola boccette forse di medicinali e anche lì letti d'ospedale, tutto arrugginito, sedie a rotelle, bla bla bla. Quindi forse l'ospedale ha qualcosa a che fare con tutta sta vicenda. Non si apre, deve essere bloccata dall'altra parte. Questa è una chiesa. Bibbia. Punto. Ok, è l'unica altra superstite, utilizziamo questo termine, incontrata fino ad ora, a parte Sibyl. Indubbiamente in questo luogo stanno accadendo cose strane che hanno a che fare con l'occulto, il paranormale. Ha lasciato questo oggetto qui parlando tipo di cosa che contrasta le forze del male, le tenebre, bla bla bla. Prima nella scuola è comparsa quella ragazza fantasma, tipo, quindi sì, ok, robe paranormali sicuramente. E in più vi ricordo, vi sottolineo, che nella scena iniziale si vede lui, Harry, che prende in braccio una bambina insieme ad un'altra donna, presumibilmente sua moglie, e quella bambina quasi certamente è proprio Cheryl, che a quanto pare è stata trovata in un cimitero, perché si vedono le lapidi se non sbaglio. Quindi Cheryl è una bambina che è stata trovata in un cimitero, c'è quella studentessa fantasma in giro, c'è un cambio dimensionale con creature diaboliche. Sì, decisamente fenomeni paranormali sono coinvolti, insomma, la storia del gioco. Il Flauros, qualunque cosa sia. Chiave del ponte levatoio. Oggetto a forma piramidale trovato nella chiesa, scopo e uso sconosciuti. Beh, magari quella è solo una vecchia farneticante che dice idiozie, però boh. Forse è riuscita a sopravvivere a questo mondo, in questa Silent Hill, grazie al potere della fede. E quindi credo stia dicendo il vero e io debba seguire le sue indicazioni, per quanto criptiche, perché non ha detto un caspita di niente in pratica. Ha detto di andare all'ospedale. Il fatto è che qui non c'è un ospedale. Però qui c'è un ponte. E abbiamo appena preso la chiave, quindi il gioco è abbastanza bravo nel dare suggerimenti netti a volte.
Vediamo se riesco a evitarlo. Wow! Per un pelo. Sono dentro la gas station. Il rumore di una macchina, allora non devo preoccuparmi? Che vuol dire? Delle lattine di olio sopra le mensole. La televisione non si vuole proprio accendere. Oh. Non posso salire a bordo e scappare verso l'ignoto. No, la macchina non la fa esaminare. Ma questo vuole giocare ancora. Mi sa che non me lo scrollo di dosso. Posso entrare? Altro cagnolino. Ho aspettato un po' troppo a premere il grilletto. Wow, l'ho ucciso in due colpi. Qui la strada però è bloccata. Perché sono venuto per di qua? Perdere tempo. Forse no. La rientranza qui. Oh, ottimo. Carabina e pistola. Tornando ancora al discorso roba paranormale. Il nome della elementary school è Midwich. Anche questa è un'informazione, diciamo, acquisita in passato, insomma, conoscenze pregresse. Il nome è Midwich. Cioè, witch è la stessa pronuncia, praticamente identica, a witch strega, solo che si scrive con la T, witch strega, è witch. Però la pronuncia è identica. Quindi è come se fosse mezza strega, tipo, il nome della scuola. E adesso noi andremo all'ospedale che si trova da quest'altra parte della città, perché non è solo questa. Vedete, lì oltre il ponte c'è scritto To Central Silent Hill per verticale, perché questa qui, questa parte della città si chiama Old Silent Hill, come potete vedere qui al centro. Quindi questa è la parte più vecchia della cittadina, che è una tipica cittadina sperduta, piccolina, in America, e quindi c'è questa storia un po'... Cioè, insomma, che caspita sto cercando di dirvi? Questa è la parte vecchia della città e quindi, a conferma di quello che ha detto la tipa invasata nella chiesa, c'è qualcosa di religioso, di strano in questa città, che ha a che fare con il mistico, con la religione e non solo. Continuo a trovare roba. Vediamo se sono stati così gentili da mettere qualcosa anche da sto lato. No, però vabbè. Ponte qui alzato.
Perché c'ho la torcia spenta? Perché c'è questa musica? Un trapano da roccia. Non c'è benzina, non posso usarlo. Ah, credo sia una delle armi che si sblocca poi facendo una nuova partita. O a difficoltà avanzata, quello che è. Ora, riguardo questa musica, fatemi provare ad esaminare. Allora, è possibile che abbiano messo questa musica qui solo per... così, per mettere un po' di atmosfera, o perché c'è quest'arma segreta o quello che è. Oppure potrebbe esserci un altro motivo. Come vi ho già detto, io ho visto più o meno 2 anni fa un let's play italiano su questo gioco, e l'ho visto nel canale Il Cencio, che è ad oggi praticamente l'unico canale italiano di let's play che suggerisco, insieme al mio ovviamente. Quindi vi invito a dargli un'occhiata se non lo conoscete. E niente, Il Cencio, che è molto capace nel fare let's play. Abbiamo uno stile diverso io e lui, anche se è simile a tratti. Però è indubbiamente bravo, e poi è molto più esperto di me, l'ha giocato diverse volte Silent Hill, quindi credo la sua serie sia migliore della mia, anche se non siamo in competizione. Io però non mi ricordo nulla, perché la mia memoria fa schifo. Beh, nulla no, però non mi ricordo moltissime cose dette da lui in quel let's play. Ma una cosa che mi sono ricordato adesso è di una specie di teoria che aveva accennato, secondo la quale Harry ha paura dei macchinari o qualcosa del genere. So che può sembrare una scemenza, ma a quanto pare c'è una specie di fobia proprio apposita per chi ha paura dei macchinari industriali o cose di questo tipo. E questa teoria sarebbe sostenuta dal fatto che nel gioco ci sono moltissime musiche che sembrano proprio metalliche. Cioè, come se ci fossero degli strumenti industriali che si percuotono fra loro, che battono su cose di metallo, cioè proprio rumori di industria. Quindi è come se la soundtrack del gioco non fosse solo soundtrack del gioco per mettere atmosfera, eccetera, eccetera, ma fosse anche un messaggio. Cioè, un modo di far sentire al giocatore quello che sente Harry, cioè paura, perché ci sono ste cose di macchinari, di industria, che lo mettono a disagio. Un altro indizio a sostegno di questa prova è, ad esempio, la situazione di poco fa, quella musica lì dentro sto stanzino solo perché c'era quell'aggeggio meccanicoso. E prima, se vi ricordate, nel gas station, quando ha esaminato il motore, Harry ha detto: ah, è solo il motore di una macchina, quindi devo stare tranquillo. Non so se magari questa cosa è una scemenza, cioè se nella versione giapponese o americana... No, americana, scusatemi, è un gioco originariamente americano Silent Hill, quindi il paragone semmai va fatto con la versione americana. Non so se nella traduzione originale... Attenzione, la situazione è un po' più complicata, perché il gioco è americano, però è stato fatto da un team giapponese, credo, quindi è un po' un casino. Comunque non so se c'è stata una traduzione un po' birichina, però se fosse vero che Harry ha questa fobia, questa paura delle cose industriali, dei macchinari, quella frase avrebbe senso. È vero che stava guidando all'inizio del gioco, quindi non credo sia una fobia proprio totale. Esattamente come ha detto in quella frase, magari non ha paura delle macchine, cioè le automobili, però le altre cose magari lo mettono a disagio. Ecco perché, ah, è una macchina, devo stare tranquillo, cioè posso stare tranquillo. C'è una chiave nel pannello di controllo, no? Semmai credo che manchi una chiave.
macchina sono in moto. Premo il pulsante. La cartina della zona commerciale la prendo? Harry si fa ancora queste domande retoriche. Vedete, anche adesso ha iniziato questo brano musicale, chiamiamolo così. E sembrano tipo i rumori di una macchina che lavora. Se ci fate caso. Io non ho questa fobia, questa paura per i macchinari o i rumori di cose di fabbriche, però mette a disagio questo effetto sonoro. Dunque, Central Silent Hill. Questa è la parte di gioco che conosco di meno, perché vi ripeto, mio padre si fermò alla scuola. Qui c'è l'Alchemilla Hospital, che è la prossima destinazione, ma prima vorrei proprio andare alla stazione di polizia, se non vi dispiace. Chi lo sa, magari Sibyl è andata per di là. Ho anche notato sulla mappa un altro quadratino rosso. Ok. No, non si può entrare. I quadratini rossi come questo, da quel che ho capito, in genere indicano posti dove si può entrare o dove, cioè, insomma, luoghi di rilievo, credo. Dicevo, chi lo sa, magari Sibyl è andata alla stazione di polizia di Silent Hill. Lei non è di questa città, ha detto di essere di Bram, credo fosse il nome. Però, sai, se deve cercare aiuto, credo la mossa più intelligente, la prima mossa, sarebbe quella di provare alla stazione di polizia locale. Anche se questa è una città fantasma. Meglio non combattere per ora. Stazione di polizia è proprio davanti a me. Siccome la stazione di polizia, ovviamente ci stanno un bel po' di munizioni. Che t'ho detto, qua ce ne stanno altre. Serratura incastrata. Non ho la cartina ovviamente di dentro la stazione di polizia. Non c'è niente di utile.
Serratura incastrata. Ah, quindi è tutto qui. Speravo in qualcosa di più, però... vabbè, qualche munizione l'ho trovata. Sarebbe stato bello entrare, che ne so, nell'armeria. Però sì, il gioco sarebbe diventato troppo facile così, con qualche fucile mitragliatore automatico. C'è scritto qualcosa. Prodotto disponibile solo nelle aree selezionate di Silent Hill. Il materiale base è composto da White Claudia, una pianta peculiare di questa regione. Prodotto qui? Venditore e produttore sono gli stessi? Allora, questa è una stazione di polizia. Quindi perché mai dovrebbe esserci un testo del genere su una lavagnetta? Prodotto disponibile solo. Materiale base. Vabbè, vi faccio un piccolo spoiler. Diciamo che in questo punto del gioco sarebbe un'ipotesi un po' messa in aria, però... cioè, siamo in una stazione di polizia, perché mai si dovrebbe parlare di una cosa del genere? Di che stanno parlando? Stanno parlando di una droga. Perché si parla di una sostanza, la componente base ricavata da una pianta, la White Claudia, che è solo a Silent Hill, quindi... si potrebbe capire, ma magari no, però vabbè, ve l'ho detto io. Un appunto sulla scrivania. Coroner Seals ha telefonato. È difficile pensare che l'agente Gucci sia stato assassinato. Sembra deceduto di morte naturale. Per referti medici passati dicono che l'agente Gucci non aveva mai sofferto di disturbi cardiaci. Quindi forse è stata proprio questa droga a causare la sua morte. Non so, slash non mi ricordo quanto questi dettagli possano essere utili, cioè come si evolve poi la storia, ma boh. E purtroppo niente Sibyl. Qui ci sono delle creaturine nuove. Sembrano delle scimmie. Oh! Tasto sbagliato nel panico, come sempre. Queste scimmie sembrano innocue, però diventano abbastanza vispe all'improvviso. Non so neanche dove caspita sto correndo. Sto correndo nel panico per ora. Visto che ci sono, vorrei dare un'occhiata al Silent Hill Town Center prima di andare all'ospedale. Trattandosi di un centro commerciale, magari ci saranno risorse utili. Non sembra però un brutto posto. Cioè, guardate il lato positivo, non ci sono persone. Ovviamente una frase del genere poteva dirla solo un sociopatico come me. Mi sa tanto che qua è chiuso però. Eh sì. Ok. No, vabbè. In questo posto ci si va più avanti, me lo ricordo. Però per ora niente. Non so se ci sono altri luoghi esplorabili. Però visto che comunque devo andare all'ospedale, ne approfitto, faccio Simon's Street e poi Coons Street. Vediamo se quell'edificio rosso lì, se ci si può entrare.
Devo continuare a scendere. Oh. Ah, ovviamente anche qui. Battito da ali. Vattene, vattene. Però è divertente cercare. Oh, fatto resistente. È divertente cercare di schivarli sti cosi. Dove abbiamo detto che sono? Ah, in teoria l'edificio è proprio qua. No, non credo. No, è solo di scena. A meno che qui non ci sia qualcosa. Tipo la mia morte, no, ok. Vicolo cieco, ecco cosa c'è. Ma non voglio perdere troppo tempo a combattere. Anche qui la strada. Ma mi è sembrato si potesse andare di qua. No, non dovevo andare di qua, vicolo cieco. Beh, vicolo cieco con qualche regalino però. A quanto pare non tutti i mali vengono per nuocere. Non mi ricordo se ricarica in automatico. Ah, wow, c'ho la vita rossa, ho preso un po' di batosse nel frattempo. Manco me ne ero accorto, manco mi ero curato. 21 bevande energetiche. E ne è bastata una per tornare a vita verde. Qui ancora un casino di munizioni. 44 per carabina, 50 in totale. Dov'è che sono però? Credo di essere... ok. Tutto dritto e poi a sinistra in teoria dovrei capire l'ingresso di un ospedale. Ok, ambulanza uguale ospedale, perfetto. No? Forse questa è l'entrata per le ambulanze. Quelli erano rumori di arma da fuoco o sbaglio? Ospedale Alchemilla. Abbiamo compagnia? Troppa compagnia, no. Fatemi vedere se c'è qualcosa di utile qui. Pare di no. Vabbè, posso prendermelo qualche graffiettino sul collo. Magari non troppi però. Non so quanti danni fanno, è meglio prenderla una bevanda. L'atmosfera qui è già tutto un programma.